Sento, oggi sarà protagonista di un importante convegno qui alla settima edizione del Forum RISC dedicato al ciclismo connesso alla salute. Quali saranno le tematiche principali affrontate? Dal mio punto di vista medico si parlerà di ciclismo, quello reale, quello buono, ovviamente non si toccheranno problemi che riguardano il ciclismo agonistico, professionistico e il ciclismo amatoriale. Si parlerà dell'utilizzo della bicicletta come mezzo di locomozione per riscoprire l'ambiente e anche come sistema perché si possa arrivare a una sorta di wellness per il corpo umano. In realtà è possibile questo, cioè dobbiamo eliminare lo stereotipo che si è creato finora di considerare la bicicletta come un mezzo che faccia male. Al contrario, è un mezzo che sicuramente fa bene al cuore, alla respirazione e può far bene anche alle ossa, io sono un ortopedico, alle articolazioni, se praticato in maniera giusta, adeguata, si fanno degli studi che migliorano il binomio ciclista e bicicletta, cosa fattibile con delle analisi biomeccaniche, cioè se ci sono delle strumentazioni che studiano il corpo umano come se fosse una macchina e quindi il corpo umano, la persona sulla bicicletta, migliorando i rapporti, che so io, sella, manubrio, pedivella, pedali, e questo può creare non solo miglioramento dello stato di salute del soggetto, ma anche essere fonte che previene le patologie da sovraccarico, da over, ed è una cosa fattibile. Noi, tra l'altro, nel laboratorio di biomeccanica Chini, Let People Move, che è un istituto di ricerca, Let People Move Research Institute, qui in Arezzo, che è il più grande in Italia, facciamo degli studi proprio per arrivare a dimostrare che la bicicletta è un mezzo di wellness.